Oggi, d'intesa col questore e col dirigente dell'ufficio scolastico provinciale, portiamo a conoscenza dell'opinione pubblica delle iniziative e dei progetti che quest'anno appunto la specialità della Polizia di Stato e della Polizia Stradale porterà avanti nelle scuole. Partiamo dal rinnovo del protocollo che è stato stilato tra il Servizio Polizia Stradale e il MIUR, Ministero dell'Università e della Ricerca, in materia di controlli preventivi ai pullman che trasportano i nostri ragazzi per le gite scolastiche. Un protocollo che è nato a seguito, vi ricorderete, a seguito di un incidente gravissimo del 2012 sull'autostrada per Avellino, tra l'altro faremo vedere alcune immagini, che vide coinvolto un autobus e perirono 40 persone. Lì ci fu un autobus che non era stato revisionato e che, i cui freni si sono rotti, per cui da questo evento tragico il direttore del servizio ha pensato di fare un protocollo e quindi anche in provincia di Ragusa le scuole, d'intesa con l'ufficio scolastico, ci segnalano in maniera preventiva le gite che faranno nel corso dei mesi. Noi faremo a campione dei controlli perché molto spesso gli autobus si ripetono così come gli autisti. Daremo dopo qualche numero sui controlli fatti, possiamo dire che questi controlli hanno sicuramente permesso di fare delle contestazioni e di far emergere altri fenomeni che riguardano questo mondo, lavoro in nero, particolari, anche aspetti penali, tre procedimenti penali sono nati dai controlli effettuati l'anno scorso. Poi per quanto riguarda la sicurezza stradale andiamo su due canovacce abbastanza sicuri che è il progetto Icaro 2017, rivolto ai bambini delle scuole elementari, primarie e secondarie, per l'uso corretto della bici. E poi per quanto riguarda i ragazzi, ma qui devo dire è stata una loro precisa volontà, il provveditore ce ne ha dato atto, vuole proseguire con un progetto che faranno strada, che è stato proprio da loro proposto in ambito nazionale come modello per tutte le scuole d'Italia. Dalla visione di un filmato, dalla visione quindi consapevole di quelli che sono gli effetti che una determinata attività può avere molte volte in modo inconsapevole da parte di chi utilizza per gli strumenti internet, è molto importante, quindi riteniamo che questa rientri nell'attività che facciamo ogni giorno, che è quella della prevenzione. Una prevenzione che si basa sulla informazione e soprattutto sulla consapevolezza che ad ogni azione può corrispondere un effetto e quindi anche un danno, molte volte, come dicevo, inconsapevole in chi sta ponendo una determinata azione. Guarda che c'è stato. Ciao Martino, dove vai? Martino, ciao. Allora, vieni, dove stai andando? Lo sai che io e te ci abbiamo contatto speso, vedere, Lo sai? Dove la destra qua? Allora. Dai, Dai educarci. Vai, alzati, Guarda che ci rivediamo tanto, Continua a riprendere. È proprio uno sfigato. Organizzare
fare un'attività con i dirigenti scolastici e i referenti che abbiamo nelle scuole sul bullismo e cyberbullismo, e particolarmente su cyberbullismo, perché ormai si è trasformato, diciamo, questa pratica terribile verso i ragazzi. E mentre col bullismo noi avevamo i ragazzi direttamente di fronte, che si potevano guardare e c'erano quelle sopraffazioni che abbiamo visto nel primo video, adesso con il cyberbullismo abbiamo invece in rete questi messaggi subdoli che li ricevono tutti, e le persone sono completamente esposte veramente ad essere oltraggiate. E quindi a me, ecco, sarei molto contenta se ho visto che è stato raccolto questa mia proposta di fare un intervento con i dirigenti scolastici e i referenti delle scuole, onde, ecco, far capire quali sono i grandi veramente grandi rischi che corrono questi ragazzi, particolarmente possiamo dire nelle scuole secondarie di secondo grado, dove i ragazzi sono più grandi, hanno più dimestichezza con internet, con questo mondo. Quindi vedo che è stata accolta e di questo sono molto contenta. Quindi successivamente ci metteremo d'accordo per realizzare questa giornata. Valentina? Sto studiando. Vado a ripassare latino da Giorgia. Ci vediamo dopo. Non fare tardi, eh? Sei bellissima, lo sai, vero? Per favore. Lasciati andare, abbiamo accettato. Voglio andare a casa. Lasciami. Sta zitta. Zitta, muta. Cercare di incrementare al massimo queste collaborazioni e queste attenzioni verso tematiche che purtroppo sono in crescita e quindi devono e non possono non essere attenzionate da tutte le forze, quindi, dell'ordine, in collaborazione con chi è preposto all'educazione. Sia per quanto riguarda il cyberbullismo, quindi con tutto quello che comporta, sia anche la violenza che abbiamo visto in un video anche per quanto riguarda le donne, e quindi avere il coraggio di denunciare, e qui avete appunto gli uffici preposti proprio, il coraggio di denunciare, il coraggio di dire quando una cosa non va bene e di avere la capacità di dirlo ai docenti, in particolar modo ai dirigenti scolastici. Finalità prioritaria è quella di prevenire queste tipologie di fatti che poi possono, diciamo, qualificarsi in fattispecie penali e quindi in reati che sono perseguibili. È chiaro che nel momento in cui c'è una diffamazione a mezzo internet, c'è un'altra tipologia di reati che possono essere messi in atto con lo strumento della rete, è chiaro che passiamo già nella fase, quindi, della proposizione di una querela, di una denuncia, e quindi poi la perseguibilità del reato. La polizia postale anche è da attenzionare nei momenti in cui è necessario far sì che la dannosità di un fatto venga, diciamo, arrestato, e quindi per le attività di diciamo, oscuramento di un sito oppure di eliminazione di un video particolare. Questa è attività prioritaria della polizia postale. Quindi il messaggio